a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video un po' diverso dal solito. Innanzitutto ho dovuto cambiare postazione perché devo farmi vedere proprio frontalmente, perché sennò la videocamera dall'alto non riesce a prendere questo grandissimo paralume dell'IKEA che si chiama Mirult. Mirult è un paralume che costa sui 20 euro, lo trovate all'IKEA in questo momento, e mi serve come paralume di un bel candeliere in legno che mi ha regalato, anzi mi ha lasciato in eredità la mia zia Maria e la mia madrina. Il paralume che aveva montato su prima era un paralume che non sta bene con lo stile della mia casa, quindi voglio fare in modo che il paralume che mi ha regalato la zia stia bene e che abbia un qualcosa di più classico sopra da poter adattare con il mio mobilio. Comprare un paralume grande così, per come lo volevo io, era secondo me un'enorme spesa. Invece con 27 euro, perché mi pare che questo l'abbia pagato sui 20 euro o massimo 25, non ricordo, più un pochino di passamaneria e frangia, ho comprato 2 metri di frangia da mettere sotto, una passamaneria per guarnire il sopra e poi lo dipingo tutto con i colori acrilici e vedrete quanto diventa bello. Lo voglio fare tutto color oro, quindi un ocra giallo molto ricco, quindi non ci rimane che cominciare subito. Prendiamo gli acrilici e cominciamo a dipingere il nostro paralume. Prendo un bel pennello largo così, un recipiente con dell'acqua, un recipiente profondo per preparare il colore. Io qui un bicchiere riciclato, tra l'altro riciclabile e riciclato. E cosa faccio? Un'ocra. In questo momento sto usando un'ocra gialla chiara. Spremo questa ocra all'interno del mio bicchiere un bel po', perché voglio preparare il colore tutto in un'unica soluzione. Quindi cosa faccio? Spremo l'ocra all'interno del mio bicchiere, voilà, quindi verso un po' d'acqua. Deve essere un colore bello liquido, mi raccomando. Spacchetto il mio paralume, che tra l'altro è bellissimo così, tutto plissettato, mi è piaciuto molto, è molto elegante. Mescolo bene. E siamo pronti? Comincio a pitturare tutto il mio paralume. So già le domande. Ombretta, ma poi si può lavare? Sì, perché l'acrilico rimane indelebile sul paralume. Quindi se si macchia potete tranquillamente lavarlo a freddo, fermo restando nelle modalità in cui potete lavare un paralume. Addio, io non penso che mettiate i paralume in lavatrice, quindi nessun problema. Con una pezzetta e dell'acqua fredda l'acrilico regge perfettamente eventuali smacchiature come un qualunque colore per stoffa. Lo sa bene chi si sporca i camici col colore acrilico, perché poi non va più via. Pitturate bene anche questa zona qua, in modo tale che chi è alto non possa vedere che sopra è bianco. E adesso piano piano pitturiamo tutto il nostro paralume. Naturalmente con questa tecnica paralumi di tutti i colori che desideriamo. Vuoi quel verde che non riesci proprio a trovare? Quel punto di rosso che proprio non sai dove comprare? Fattelo da te, seguendo queste semplicissime indicazioni.
A questo punto, dopo aver fatto tutto, dobbiamo fare una cosa molto semplice. Dobbiamo scaricare l'eccesso, quindi ripassare su tutto e scaricare l'eccesso con dei semplici fazzolettini di tovagliolini di carta. Questo passaggio è un passaggio molto molto importante, perché se non scaricate l'eccesso, la patina plastica che c'è dietro la stoffa farà asciugare in maniera disomogenea l'acrilico e di conseguenza, guardate, qui sta cominciando ad asciugare, verrebbe macchiato. Invece noi eliminiamo l'eccedenza di colore, così eliminiamo eventuali macchie. Arrivati a questo punto, il risultato è questo. Guardate già quanto è bello così. Ma noi ci possiamo accontentare di tutto ciò? Assolutamente no. Quindi passamaneria dello stesso identico colore, sembra diverso in videocamera, ma dal vivo è perfetta. E allora prendo la parte di congiunzione della fascetta superiore, ora la vado a cercare, eccola qui, vedete, e comincio ad attaccare tutto attorno nella parte superiore la passamaneria. Con cosa l'attaccherò? Con la pistola per colla a caldo. Sporco con la colla a caldo e attacco, facendo attenzione a coprire tutto questo pezzetto, e piano piano percorro tutta la circonferenza. Alla fine misuro mezzo centimetro in più, taglio, ripiego su se stessa così l'eccedenza e appiccico. Quindi cosa faccio? Prima saldo l'eccedenza, così, e dopodiché metto la colla. Ed è fatto, super rifinito e tutto. Adesso nella parte inferiore incollo prima la frangia. Vi faccio vedere com'è la frangia. È così, si incolla chiusa e poi si toglie il filo di impuntura sotto per farla appunto sfrangiare. E allora anche qui parto sempre dalla giuntura di abbasso, in modo che possiate vedere tutto, e anche qui metto la colla e piano piano compio tutto il giro. La frangia è leggermente più scura perché rimarrà a contrasto con la parte superiore dell'abat-jour. Anche qui prendo un pochino più di frangia rispetto a quanta ne serva, e anche qui piego l'eccedenza e chiudo il giro. Sul giro inferiore non abbiamo ancora finito. Questa parte, vedete, è troppo scura. Io voglio che solo la frangia sia a contrasto, quindi sovrasterò tutto con il giro di passamaneria in modo da raccordare anche la parte superiore. E procedo nella medesima maniera. Abbiamo finito, non ci resta che sciogliere la frangia. Come si fa? È molto semplice. Si inforcano gli occhiali, voilà, quindi si toglie l'impuntura che c'è sotto. Così mi è stato spiegato e così faccio. E adesso piano piano libero tutta la frangia. Il filino giusto è
sfilarlo via così, senza perderci troppo tempo. Quindi un attimino, prendo il filo e tiro via e la frangina si libera tutta. Che carina! Avanti, proseguo anche da questo lato. Allora, abbiamo finito, non ci si crede. Guardate che bello il mio nuovo paralume. Ora, detto così, non vi dirà nulla, ma lo monto sul lume e ve lo faccio vedere sull'abat-jour, bella e finita. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo qui sempre per un prossimo video creativo. Oggi un video un po' diverso dal solito, spero che vi piaccia anche questa sezione di interior design, diciamo così, per le vostre case. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Ciao, alla prossima volta!